Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi, sempre per il progetto Delivery Unit Nazionale. Il webinar di oggi sarà condotto dalla dottoressa Maria Stefania De Rosa e prenderà in esame la disciplina dei tre accessi. Vi ricordo che per intervenire e per lasciare le vostre opinioni o per porre domande alla relatrice potete scrivere in chat. Siamo moltissimi in aula, quindi non è utile che si alzi la mano per intervenire perché non vi possiamo autorizzare l'uso della webcam e del microfono visto il numero di partecipanti, ma se scrivete in chat ci riserviamo, come sempre, l'ultimo quarto d'ora della presentazione per rispondere alle domande. Ovviamente se ci sono riflessioni o domande, scrivetele senza aspettare la fine della presentazione perché magari se hai un bisogno di chiarimento penserà poi la dottoressa De Rosa a rispondere direttamente. E detto questo, io chiedo a Flavia Lardi, la responsabile di progetto, di accendere webcam e microfono così da portare il suo saluto e avviare i lavori della giornata. Per qualsiasi cosa scrivete in chat e io sono qui in back per risolvere anche qualche piccolo problema tecnico. Buongiorno Claudia, se ci fai sentire se funziona tutto. Buongiorno Anna Rita, buongiorno a Perfetto, tutti. allora io posso spegnere la mia webcam e il mio microfono e passo la parola a Claudia. Buona giornata. Grazie Anna Rita, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del secondo ciclo di webinar del progetto Delivery Unit. Come molti di voi sanno, perché ci seguono ormai da diversi appuntamenti, questo progetto Delivery Unit nazionale si inserisce nell'ambito di una convenzione PON Governance che è stata sottoscritta con il Dipartimento della Funzione Pubblica. La convenzione è attiva da agosto 2020 e avrà la conclusione a giugno 2023. Nell'ambito del progetto abbiamo avviato questo processo di informazione e formazione. Quindi il webinar di oggi, che si inserisce quindi all'interno di webinar già avviati a dicembre 2021 e proseguirà fino a maggio o giugno di quest'anno, per poi riprendere successivamente dopo il periodo diciamo estivo, avrà ad oggetto la disciplina dei tre accessi. La relatrice è l'avvocato Maria Stefania De Rosa. Io non voglio rubare altro tempo, mi fa piacere diciamo, ascoltare la relatrice che avete già sentito e che sicuramente sarà esaustiva come lo è stata nel precedente webinar anche su questo tema molto interessante. Qualsiasi domanda non dovesse avere diciamo, risoluzione per il tempo in questa giornata sarà poi approfondita dalla relatrice. Vi auguro una buona giornata e do la parola all'Avvocato De Rosa. Buongiorno, Buongiorno. io Buongiorno alla dottoressa Ilardi, buongiorno a tutti. le auguro una buona giornata e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Allora, benvenuti al webinar odierno che avrà ad oggetto, come vi è stato anticipato, il tema della disciplina dei tre accessi. Quindi parleremo di tre tipologie di accesso che oggi si intrecciano e che quindi necessitano di una visione contestuale. E intanto vorrei partire con una, diciamo, contestualizzazione del tema di cui ci occuperemo. Intanto, che cosa significa oggi parlare di accessi? Significa innanzitutto parlare di una forma di trasparenza che chiamiamo trasparenza partecipativa, cioè la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, quindi la possibilità di sollecitare atti, documenti e informazioni. E il tema della trasparenza, come è noto, rientra nella disciplina dell'anticorruzione, quindi nel tema molto più ampio della prevenzione non solo della corruzione in sé, ma in generale del malfunzionamento degli uffici pubblici. Parlare di accessi però significa anche parlare di procedimenti amministrativi, perché soprattutto uno degli accessi, quello documentale disciplinato nella legge sul procedimento amministrativo, la 241 del 90, ma vedremo che per quanto riguarda le altre tipologie di accesso avremmo sempre a che fare con norme procedimentali, seppur nel decreto trasparenza, nel decreto 33 del 2013.
Parlare ancora di accessi significa parlare di semplificazione, perché oggi la presenza di numerose discipline e quindi di numerosi procedimenti ha dato ovviamente vita a problematiche, organizzative e gestionali anche all'interno degli uffici. E dunque una prassi oggi abbastanza diffusa è quella, per esempio, di creare dei regolamenti unici, regolamenti che dunque, un unico regolamento che abbia ad oggetto le diverse tipologie di accesso, proprio per dare uno strumento chiaro, unitario al funzionario che si deve occupare della materia. Quindi ci sono molti aspetti che poi il regolamento va, diciamo, a colmare, pensiamo molte lacune legislative che sono state ad esempio sostituite da circolari, per esempio di funzione pubblica, oppure da sentenze anche, vedremo, della giurisprudenza molto rilevanti. Quindi il regolamento riesce a divenire poi uno strumento di supporto al funzionario anche laddove, ecco, lo stesso non trova delle risposte nelle norme di legge. In seconda battuta, diciamo, a che cosa serve conoscere questo tema, al di là dell'esigenza scontata di svolgere le proprie attività di lavoro? Beh, ci aiuta in realtà su vari fronti, innanzitutto ad essere adempienti al codice di comportamento. Il collegamento non è scontato perché oggi il codice di comportamento è non solo, diciamo, il noto contenitore di quelli che erano una volta solo magari dei doveri etici del dipendente pubblico, ma parliamo di veri e propri doveri comportamentali che a seguito della legge anticorruzione hanno una rilevanza particolare. Perché? Perché all'interno del codice di comportamento nazionale, faccio riferimento al DPR del 2013, ma anche all'interno del codice di comportamento interno di ogni amministrazione, c'è una norma che potremmo definire una norma collante che collega i codici di comportamento ai piani triennali di prevenzione della corruzione. Ciò significa che i doveri comportamentali sono strumentali all'attuazione delle misure di anticorruzione, cioè in buona sostanza i dipendenti pubblici hanno il dovere di applicare le misure di anticorruzione, perché se non lo fanno rischiano di incorrere poi in sanzioni. Perché dico questo e perché è necessario questo collegamento? Perché la stessa trasparenza e dunque quella partecipativa e quindi il tema degli accessi sono non solo procedimenti che vengono gestiti dai dipendenti, ma rappresentano anche dei doveri comportamentali. La disposizione che vi ho citato dice espressamente che i dipendenti devono contribuire alla realizzazione delle attività in materia di trasparenza. Quindi saper gestire il tema degli accessi significa anche essere adempienti al codice, di conseguenza rispettare i piani triennali di prevenzione della corruzione e dunque evitare di incorrere in sanzioni. Parliamo di sanzioni di che tipo? Di sanzioni disciplinari sicuramente, perché violare il codice di comportamento significa sostanzialmente incorrere in sanzioni di tipo disciplinare, dal rimprovero verbale al licenziamento. Ad esempio nella norma sul licenziamento è stata inserita anche la ripetuta violazione come causa di licenziamento delle misure di prevenzione della corruzione, ma poi ci sarebbe anche il rischio di sanzioni relative alla performance, cioè il mancato raggiungimento di obiettivi dell'ufficio o del dipendente, cioè realizzare attività tese alla trasparenza e alla prevenzione del malfunzionamento degli uffici significa anche raggiungere determinati obiettivi a cui sono collegati i premi di produttività. Quindi vedete che il tema degli accessi è un tema sicuramente legato alla gestione delle attività e dei procedimenti, legato alla trasparenza e quindi indirettamente anche al rispetto delle misure della prevenzione della corruzione, perché la trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione, e inoltre è un utile banco di prova anche della semplificazione interna delle attività, perché appunto consente di introdurre delle forme di regolamentazione che, assorbendo, come vedremo, indicazioni di funzione pubblica e della giurisprudenza, sicuramente ci danno delle chiavi di lettura risolutive rispetto a norme che alcune volte, come dicevamo, sono carenti.
Una volta definito il contesto generale, entriamo nel tema degli accessi. Mi occuperò quindi delle tre forme di accesso. Come avrete visto diciamo nella sintesi del programma, ci limiteremo solo a dei cenni quanto ai divieti all'accesso, perché è un tema diciamo abbastanza corposo, quindi merita poi semmai di essere approfondito in futuro. Vedremo sicuramente quali sono i limiti e i divieti, ma in maniera più sintetica rispetto alla centralità degli argomenti che andremo ad affrontare, che sono proprio i procedimenti, i tre procedimenti di accesso. Dunque, una schermata generale riassuntiva che ci fa, diciamo, dire un po' tutto in pochi minuti sugli accessi, che poi andremo a sviluppare singolarmente. I tre accessi fondamentali che oggi si intrecciano sono quello documentale, quello civico semplice e quello civico generalizzato. Rispetto a questi tre accessi, sgombrerei subito il campo dall'accesso di mezzo, diciamo, l'accesso civico semplice. Perché? Perché è un po' sui generis, nel senso che è una forma di accesso introdotto dal decreto trasparenza che può utilizzare qualsiasi cittadino che non reperisce sul sito dell'amministrazione documenti che sarebbero stato oggetto di doverosa pubblicazione. Quindi viene anche descritto come uno strumento in realtà sanzionatorio, cioè è uno strumento che consente al cittadino di ricordare all'amministrazione che è stata inadempiente in relazione alle norme sulla trasparenza e non ha pubblicato dati e documenti obbligatori per legge, come saprete nella sezione Amministrazione trasparente del sito. Ciò significa che senza dover dimostrare nulla sulle finalità del proprio accesso, perché è necessario semplicemente appellarsi all'interesse a conoscere, non solo deve ottenere i documenti non pubblicati, ma ecco, è come se mettesse in mora l'amministrazione che deve pubblicare poi entro 30 giorni i documenti. In realtà più complessi sono gli altri due accessi e infatti li ho voluti, diciamo, accoppiare perché potremmo definirli con aggettivi completamente opposti l'uno con l'altro. In realtà gli aggettivi me li ha suggeriti la giurisprudenza recente che si è espressa su queste forme di accesso, cioè l'accesso documentale, quello che diciamo conosciamo storicamente dalla legge 241 del 90, viene definito dai giudici come più profondo ma meno ampio del diritto di accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA, come viene anche chiamato, disciplinato da un'altra norma, da un'altra legge che è il decreto legislativo 33 del 2013 e come vedremo interpretato ma anche integrata questa normativa dalle circolari di funzione pubblica 2017 e 2019. Un diritto di accesso, come vedete, meno profondo ma più ampio. Sinteticamente, ma poi ci ritorneremo, che cosa significa? Che il diritto d'accesso documentale è più profondo perché obbliga il cittadino a dover avere nei confronti dell'amministrazione una posizione giuridica soggettiva, una legittimazione soggettiva ad accedere ai documenti, cioè deve dimostrare che ha un interesse concreto e attuale all'accesso, che ha una motivazione alla base dell'accesso. A differenza dell'accesso civico generalizzato, dove non è necessario specificare nulla nella richiesta di accesso, cioè ci si può appellare semplicemente al diritto a conoscere, perché così ci dice la norma di legge, quindi è meno profondo perché non sottopone all'amministrazione tutta una serie di elementi a supporto della propria posizione. Il diritto d'accesso documentale è però meno ampio, cioè se ciò che cerco, se ciò che voglio chiedere all'amministrazione non esiste, non è confezionato in un documento, che quindi deve rispondere a quella che è la definizione di documento della 241 del 90, non è accessibile. A differenza dell'accesso civico generalizzato, per cui la formulazione della mia domanda, tesa a conoscere, può trovare riscontro non solo in documenti, sia cartacei che digitalizzati, ma anche in dati o in informazioni. Quindi la mia domanda trova risposta in realtà magari in più fascicoli che attengono a più procedimenti dell'amministrazione. Quindi è una risposta, quella che mi aspetto, che deve gestire l'amministrazione con tutto il materiale che ha a disposizione,
senza necessariamente dover andare a identificare un documento. Quindi il FOIA risponde a domande molto generiche, vedete, un cittadino può chiedere quali sono le condizioni strutturali di un edificio scolastico, quante ordinanze di demolizione di immobili abusivi sono state eseguite, quali criteri, quali procedimenti ha usato l'amministrazione per assegnare a Tizio a Caio degli spazi, di concessione, ad esempio, di un mercato ortofrutticolo. Ora, questi singoli accessi cerchiamo di vederli in maniera più dettagliata, soffermandoci soprattutto sull'ultimo, sull'accesso civico generalizzato, perché a contrario avremo anche elementi utili per tornare sull'accesso documentale. Dunque, prima tipologia di accesso, quello già noto, l'accesso documentale. Abbiamo già anticipato qualcosa, cioè è un accesso la cui, diciamo, finalità conoscitiva, che consiste nella possibilità sia di prendere visione che di estrarre i documenti, deve trovare la base nell'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere. Quindi qualcosa che deve essere sussistente al momento della formulazione della richiesta deve essere anche verificabile dall'amministrazione. Ciò significa che vi è una, come dicevamo, particolare legittimazione soggettiva, cioè la mia posizione di richiedente è diversa da quella del cittadino qualsiasi, come si suol dire, perché ho un interesse, una finalità, una motivazione ad accedere a quei documenti che sono non necessariamente stati elaborati dall'amministrazione, ma anche solamente detenuti. Quindi posso accedere a documenti formati o detenuti dall'amministrazione. Ci sono ovviamente dei limiti all'accesso, su cui poi torneremo nella parte finale della mattinata, cioè sicuramente con la legge elenca in maniera chiara quelli che sono i divieti all'accesso. Pensiamo ai documenti coperti da segreto di Stato, ma anche da singoli divieti di divulgazione, cioè singole leggi che hanno previsto segreti ad hoc in determinate materie. Un secondo limite attiene ai procedimenti, agli atti che sono di carattere generale. Pensiamo agli atti di pianificazione, di programmazione, ma anche agli atti normativi, che non devono dunque essere oggetto di accesso. E infine i procedimenti selettivi, dove sono verificabili informazioni psicoattitudinali, che dunque andrebbero a violare anche la privacy del soggetto. Torneremo su questo tema dei limiti. Sicuramente, ecco, vorrei evidenziarvi una differenza all'interno della 241 del 90. Anche l'articolo 10 della 241 del 90 parla di accesso, ma attenzione, in un senso differente. Si parla di accesso partecipativo, che è in realtà quell'accesso di chi è già stato coinvolto in un procedimento. Pensiamo a chi ha ricevuto la comunicazione di avvio di un procedimento. Quindi un'attività che potrebbe produrre degli effetti nei suoi confronti e che dunque viene in un certo senso autorizzato dall'amministrazione a poter presentare memorie, documenti, a poter, diciamo, partecipare attivamente alla gestione del procedimento. Quindi sicuramente dobbiamo tenere separato questo accesso procedimentale da quello ai documenti di cui ci stiamo occupando oggi, che invece è negli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 90. L'accesso documentale è un accesso gratuito, lo sappiamo e oramai da tempo, è un accesso che semmai consente solo di recuperare i costi di fotoriproduzione del documento o il pagamento del bollo dei diritti di ricerca e visura. È un accesso che si può anche, diciamo, realizzare in diversi modi, cioè anche semplicemente con la visione del documento o in maniera più articolata con l'estrazione di copia. In entrambi i casi però dobbiamo fare delle precisazioni, cioè il cosiddetto accesso informale, quello che appunto può avvenire con un esame immediato del documento, deve essere un accesso che, se lo consentiamo in questi termini, significa che innanzitutto non abbiamo dubbi sulla legittimazione soggettiva del soggetto, sull'interesse, la finalità dell'accesso, ma sicuramente non ci sono controinteressati, cioè non siamo tenuti ad avviare quel procedimento di coinvolgimento dei controinteressati, e cioè di soggetti che potrebbero essere lesi dall'accesso al documento.
formulata dall'istante, che dunque devono essere messi in condizione di potersi opporre. Quindi l'amministrazione deve poi valutare se preparerà l'opposizione del controinteressato o la richiesta di accesso dell'istante. Ma sul tema dei controinteressati avremo modo di parlare ora. Distinguiamo quindi questo accesso informale da quello formale, che invece è la vera e propria richiesta scritta. Quindi è anche possibile che un accesso informale si trasformi in accesso formale, perché io funzionario ho bisogno di verificare con più accuratezza la posizione del soggetto che mi sta formulando l'accesso, intuisco che ci sono dei controinteressati e dunque devo coinvolgerli e quindi gli chiedo di avviare una procedura scritta di accesso. È ovvio che poi la problematica dell'accesso, diciamo, principale attiene all'eventuale oscuramento di dati personali. Questo non deve essere ostativo alla concessione dell'accesso, cioè è possibile che l'accesso sia consentito in forma cosiddetta parziale. Ti faccio accedere a una parte del documento solo ad alcuni documenti, alla luce di un bilanciamento, di interessi, cioè tra l'accesso, ovviamente, e la privacy. Infine, nel caso di diniego o di differimento dell'accesso, cioè è possibile che io non ti dia accesso ai documenti oppure te lo posticipi nel tempo. Al momento la richiesta di accesso andrebbe a incidere negativamente su altri interessi. Pensiamo a una procedura che è ancora in corso o non è stata chiusa, pensiamo a una procedura nei confronti della quale c'è un'ispezione o un'attività giudiziaria in corso. Ecco, consentire l'accesso sarebbe controproducente perché potrebbe negativamente avere dei risvolti sul buon andamento dell'attività, quindi viene differito nel tempo. Ora, in entrambi i casi, sia se c'è un diniego totale o parziale, che se c'è un differimento, è possibile utilizzare dei rimedi amministrativi, sicuramente quello del difensore civico, laddove esistente nelle amministrazioni regionali e locali, o su, per quanto riguarda le amministrazioni nazionali, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi all'interno della Presidenza del Consiglio. Come estrema ratio vi è poi ovviamente il rimedio giurisdizionale dell'accesso che viene quindi del ricorso che viene formulato quindi al giudice amministrativo e quindi l'avvio di un rito però molto semplificato, quindi termini che sono dimezzati, camere di consiglio che sostituiscono udienze molto più lunghe, dunque un procedimento molto più breve per diciamo, sottoporre la questione al giudice amministrativo. Passiamo alle altre due forme di accesso, poi come vi dicevo, tramite l'accesso civico generalizzato faremo ragionamenti di ampio respiro su tutti gli accessi, cioè l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. Ci spostiamo quindi su un'altra normativa, quella del decreto 33 del decreto trasparenza e soprattutto su una sentenza del Consiglio di Stato fondamentale perché diciamo, è oramai ritenuto un principio, sono ritenuti i principi all'interno di questa sentenza come quasi doveri operativi poi da attuare nell'ambito degli uffici. L'accesso civico semplice l'abbiamo già brevemente descritto all'inizio, cioè è un inadempimento dell'amministrazione per non aver pubblicato dei documenti, quindi l'amministrazione viene sollecitata dal cittadino che senza dover dire nulla, cioè non deve spiegare perché vuole conoscere quei documenti, non deve avere nessun interesse, nessuna motivazione. Quindi vengono meno tutti i presupposti dell'accesso documentale, chiede all'amministrazione quindi di ottenere quei dati, quei documenti e allo stesso tempo, come dicevamo, la mette in mora in un certo senso a doverli pubblicare. Quindi entro 30 giorni l'amministrazione è tenuta a inviare i documenti all'istante e a pubblicarli sul sito. Anche in questi casi è possibile una, per esempio, mancata risposta da parte dell'amministrazione, che diciamo frustrerebbe l'interesse a conoscere. In questi casi si attivano i poteri ordinari che già conosciamo, di cui parlammo anche l'altra volta, il potere sostitutivo, quindi è il soggetto che è stato individuato come titolare del potere sostitutivo a dover nella metà del tempo, quindi entro 15 giorni, ad adempiere appunto all'obbligo di pubblicazione e di
inoltro della documentazione o anche solo del link al sito dei documenti che appunto erano stati richiesti. In estrema analisi, quando anche il potere sostitutivo dovesse rivelarsi inadempiente, resta solamente la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo. Il nostro accesso invece civico generalizzato, cosiddetto FOIA, che troviamo appunto disciplinato insieme a quello che abbiamo appena visto, quello semplice, nel decreto 33, abbiamo detto ha una finalità molto ampia di controllo diffuso appunto sulle attività delle amministrazioni, perché la possibilità di accedere a qualsiasi dato o documento significa poter controllare quindi l'attività dell'amministrazione. E abbiamo visto c'è una legittimazione ampia, non devo avere nessuna motivazione all'accesso, non devo dimostrare di avere un interesse concreto e attuale all'accesso. E mi appello quindi al semplice diritto alla conoscenza. È molto ampio, posso chiedere non solo documenti, abbiamo detto, ma anche dati o informazioni. Cioè io in realtà formulo una domanda di conoscenza all'amministrazione, poi è l'amministrazione che deve rispondermi o attingendo a documenti o a dati o a informazioni. Dobbiamo ora affrontare una serie di problematiche perché è l'accesso più nuovo ed è l'accesso quindi che deve essere anche approfondito a livello sia di gestione organizzativa che procedimentale. Intanto partirei da un tema antecedente a quello procedimentale, cioè quali sono le finalità dell'accesso civico generalizzato e come faccio a capire se quella richiesta di accesso effettivamente riflette quelle finalità e dunque io posso processarlo come tale? La domanda non è scontata perché è stata oggetto di quella sentenza che vi citavo, una sentenza dell'adunanza plenaria, quindi di tutte le sezioni del Consiglio di Stato del 2020. Che ha risposto alla seguente domanda, cioè io funzionario posso rigettare una richiesta di accesso civico generalizzato laddove mi rendessi conto che l'interesse che è alla base di quella istanza di accesso non coincide con le finalità della norma? Per rispondere a questa domanda, il primo passaggio è quali sono le finalità richieste dalla norma. La norma sull'accesso civico generalizzato ci dice che l'accesso ha una finalità ben chiara, quello civico generalizzato, cioè ha lo scopo di favorire delle forme di controllo sulle attività dell'amministrazione, sull'utilizzo anche delle risorse pubbliche da parte dell'amministrazione e anche di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, cioè uno strumento partecipativo, come dicevamo, dei cittadini. E poi la seconda parte della disposizione ci dice quindi chiunque ha diritto di accedere a documenti, dati e informazioni. Quindi è lo stesso articolo 5 che ci descrive la finalità dell'accesso civico generalizzato. Quindi la domanda è: se l'istanza non risponde a queste finalità, io posso archiviarla? Il problema non è così scontato perché abbiamo avuto diversi orientamenti della giurisprudenza risolti poi dalla plenaria. Cioè il primo orientamento era un orientamento basato sul dato letterale della norma. L'articolo 5 è molto chiaro, parla di finalità generali, cioè il presupposto dell'accesso è quello di consentire il controllo sulle attività dell'amministrazione. Quindi una qualsiasi istanza che non ha questa finalità di controllo sulle attività dell'amministrazione, di partecipazione al dibattito pubblico e che invece ha, diciamo, al suo interno degli interessi privatistici, egoistici, deve essere cassata dall'amministrazione. Ma dall'altra parte abbiamo un altro orientamento, vi ho inserito qualche spezzone di sentenza giusto per, diciamo, avere una versione poi discorsiva di quello che ci stiamo dicendo. Il secondo orientamento dice assolutamente il contrario, sono ammissibili anche delle istanze egoistiche, cioè io posso utilizzare l'accesso civico generalizzato anche per un interesse alla conoscenza che mi è utile per, diciamo, questioni che riguardano me e l'amministrazione. Anche perché, ci dicono queste sentenze,
volendo, un ufficio come fa a verificare la finalità di un'istanza di accesso? Cioè, parliamo di concetti molto generali, controllo diffuso sulle attività dell'amministrazione, partecipazione al dibattito pubblico. Sono dei concetti particolarmente generali che non possono essere sottoposti a controllo da parte del funzionario, che non può quindi sulla base della presenza o meno di questi requisiti archiviare o processare la richiesta di accesso. Anche perché, e si aggiunge un elemento fondamentale, laddove un funzionario svolgesse questo compito, cioè questo controllo sulle finalità dell'accesso, in realtà violerebbe la normativa proprio sulla trasparenza, l'articolo 5 di cui ci stiamo occupando sul FOIA, perché l'articolo 5 pone dei limiti tassativi all'accesso civico generalizzato. Vedremo, ci sono una serie di divieti all'accesso tassativamente indicati dalla legge. Dunque, se il funzionario si andasse a chiedere qual è la finalità dell'accesso, andrebbe a introdurre un limite ulteriore all'accesso civico generalizzato violando quello che è il contenuto appunto dell'articolo 5, quindi si porrebbe un limite ulteriore all'accesso. Di conseguenza, quindi questo filone giurisprudenziale afferma che anche un interesse egoistico alla base di un'istanza non crea problemi. È sempre un'istanza di accesso civico generalizzato, l'amministrazione non deve interrogarsi sulle finalità dell'accesso. La plenaria ha risolto la questione agganciandosi a questo secondo orientamento, cioè sulla base di cosa? Un po' confermando quello che abbiamo detto, ma poi aggiungendo un altro elemento, e cioè dicendo non bisogna confondere la ratio, la finalità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato con l'interesse del singolo richiedente, che potrebbe essere anche non altruistico, ma egoistico, privatistico. Cioè, in buona sostanza, anche una richiesta di accesso che ha una finalità privata può perseguire quelle finalità di controllo generale. È sempre una, diciamo, occasione utile per l'amministrazione, anzi per il cittadino, scusatemi, per verificare il buon andamento delle attività e conoscere le attività dell'amministrazione. Quindi un conto è la finalità, la ratio dell'istituto del FOIA, un conto è l'interesse alla base dell'istanza, non c'è nessuna confliggenza. Ciò significa che quindi, di conseguenza, ricaviamo che vi è un grosso margine di operatività di queste richieste di accesso civico generalizzato. Ma sempre sul tema, diciamo, dell'interpretazione dell'istanza, dobbiamo ulteriormente dare altre precisazioni che ricaviamo in questo caso non dalla plenaria, ma dalle circolari di funzione pubblica. Quindi siamo ancora in uno step interpretativo, cioè come distinguere un'istanza FOIA da un'istanza documentale e come vedremo ora gestirle. Mi riferisco ad alcuni principi che ora vi dirò di funzione pubblica, delle circolari di funzione pubblica, però preliminarmente, siccome vorrei seguire proprio il processo materiale che fa un'istanza, cioè viene dall'esterno, viene indirizzata al protocollo e poi se la ritroverà fra le mani il funzionario che dovrà, interpretarla e capire di quale accesso si sta parlando. Vi ricordo due aspetti fondamentali che sono richiamati sempre nelle circolari di funzione pubblica, ma anche in una delibera di ANAC. L'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa di trasparenza, quindi può anche, diciamo, dare indicazioni sul tema. È necessario, ristrutturare la sezione amministrazione trasparente del proprio, sito istituzionale, cioè bisogna far comprendere al cittadino che esistono più forme di accesso. E bisogna farlo in parole semplici, non come avviene attualmente riportando gli spezzoni delle varie norme di legge. E bisogna inoltre anche dare queste specificazioni nel piano triennale della prevenzione della corruzione, di cui abbiamo parlato prima, cioè un minimo di regolamentazione sui tre accessi deve essere anche all'interno del piano triennale. E poi sul sito bisogna dare informazioni sui contatti e sulla modulistica, cioè bisogna mettere in condizioni il privato
di poter comprendere come utilizzare queste forme di accesso. Ma la riflessione, diciamo, tecnica operativa più importante attiene al sistema di protocollo. Io ho inserito un link che ha ad oggetto proprio le indicazioni operative sulla gestione dei protocolli e in realtà un allegato della circolare di funzione pubblica del 2017 che si occupa della rimodernizzazione un po' del protocollo ai fini della gestione degli accessi. Non è nulla di spaventoso, nel senso che in realtà è molto semplice quello che si suggerisce di fare, cioè si suggerisce di inserire all'interno dei protocolli quelli che sono anche dei metadati ulteriori, cioè caselle da compilare che oggigiorno il protocollo non contiene, cioè i nuovi accessi hanno cambiato anche la terminologia in materia di accesso e dunque ciò fa sì che l'amministrazione abbia difficoltà anche a incasellare alcune tematiche degli accessi all'interno del protocollo. Faccio un esempio, l'accesso civico generalizzato vedremo in caso di diniego o in caso di differimento, consente di utilizzare uno strumento particolare che è quello del riesame, cioè non vado né dal difensore civico né al TAR, posso contestare il diniego al responsabile della prevenzione della corruzione, che fa da organo, diciamo, di secondo grado. È ovvio che sul protocollo il termine riesame non è un termine esistente, io non troverò delle colonne, delle caselle da compilare con riferimento al riesame. Quindi ecco, l'attualizzazione del protocollo consente una compilazione più accurata dell'iter della pratica di accesso, ma la finalità non è solo quella di protocollare, diciamo, correttamente le varie fasi dell'accesso. In realtà la finalità più importante è un'altra, è quella di riuscire poi a estrarre automaticamente il registro degli accessi. Cioè oggi le amministrazioni hanno il dovere di pubblicare sul proprio sito il registro degli accessi che deve essere aggiornato anche semestralmente e deve dare conto di quelli che sono i vari accessi che sono stati ricevuti, ovviamente sinteticamente e tutelando la privacy, dire se è stato negato o se è stato accolto un accesso. La finalità del registro degli accessi è sia diffondere conoscenza, ovviamente, fra i cittadini, ma è anche quello di far sì che, per esempio, il FOIA di un soggetto diventi il FOIA di tutti. Se un mio concittadino ha avuto accesso a documenti, informazioni che riguardano tutta l'attività amministrativa sulla costruzione dello stadio, per esempio della mia città, o di un binario ferroviario che è vicino alla mia abitazione, anche io ho diritto a poter accedere a quella documentazione. Oggi le amministrazioni compilano dei file Excel. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, che monitora anche la qualità della trasparenza sui siti, ha segnalato che è, diciamo, non corretta questa modalità perché intanto c'è uno spreco di energie perché c'è qualcuno che deve compilare l'Excel e c'è anche qualcuno che rischia di sbagliare riportando dei dati sull'Excel che poi viene trasformato in PDF, scannerizzato e pubblicato sul sito, quindi contro i principi generali di qualità della pubblicazione. Di conseguenza, ecco, l'attualizzazione del sistema di protocollo consentirebbe di inserire una funzione automatica di estrazione dell'accesso, dei registri, scusatemi, dell'accesso e quindi di risparmiare tempo, pubblicare dati corretti e farlo appunto automaticamente. Quindi questo è un processo su cui le amministrazioni stanno lavorando appunto per semplificare questo tipo di attività di trasparenza. Gli approfondimenti li trovate appunto in questo link che vi ho indicato nella slide. Ma torniamo alla nostra qualificazione dell'istanza, cioè l'istanza arriva al protocollo, ma poi viene assegnata e dunque deve essere interpretata. Funzione pubblica offre nella circolare del 2017 numero 2 dei criteri per qualificare correttamente l'istanza d'accesso. Trovate l'indicazione nel paragrafo 2.2. Si legge, per esempio, che quando non è specificato un titolo giuridico della domanda d'accesso, cioè quando non è etichettata, potremmo dire, la richiesta d'accesso,
La stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come FOIA, come accesso civico generalizzato. Perché? Perché è la forma che consente in maniera più ampia l'accesso a documenti, dati o informazioni. Proviamo a tradurre meglio questo principio interpretativo. Cioè, in buona sostanza, Funzione Pubblica ci ha offerto due principi interpretativi. Quando non c'è chiarezza sull'istanza che è stata presentata. Il primo è il principio della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere, potremmo dire. In altre parole, quando non è specificata, dicevamo, l'etichetta dell'accesso, quindi non ci viene, diciamo, espressa una preferenza da parte del privato per l'una o l'altra categoria di accesso, in linea di massima, ci dice Funzione Pubblica, è preferibile trattare quell'istanza come richiesta FOIA, come richiesta di accesso civico generalizzato, in ragione di quello che è, come abbiamo visto, un regime molto più flessibile e più favorevole all'accesso. Però ci dice anche un'altra cosa, cioè nei casi dubbi e quindi nei casi in cui in realtà non c'è chiarezza fra, per esempio, il titolo giuridico dell'istanza e il contenuto della richiesta di accesso, occorre optare per la qualificazione più favorevole al richiedente, cioè bisogna optare per quella normativa sull'accesso che con più probabilità darà risposta positiva all'istante. Cioè non limitiamoci a un criterio di forma, nel senso che un'istanza di accesso etichettata come FOIA, come accesso civico generalizzata, ma per esempio all'interno poi strutturata come accesso documentale, cioè nonostante l'etichetta FOIA, il cittadino mi dice l'interesse che ha all'accesso, la finalità, la motivazione, il documento a cui intende accedere, beh, forse è molto più probabile che attraverso l'accesso documentale possa soddisfare la sua richiesta di conoscenza. Quindi la sostanza della richiesta di accesso deve prevalere sulla forma, sull'etichetta, diciamo, della richiesta di accesso. È comprensibile che però si possa avere difficoltà in questa attività e dunque nel caso di dubbio, o di necessità di approfondimento si deve ricorrere al dialogo collaborativo. Perché ho detto si deve ricorrere? Se la circolare fosse stata solo la circolare al momento a dire tutto questo, io avrei detto che una circolare del Ministero suggerisce alle amministrazioni di ricorrere al dialogo cooperativo. Il dialogo cooperativo, come vedrete nella circolare, in buona sostanza è quel confronto che deve, svolgersi, deve realizzarsi fra l'amministrazione e il richiedente. Cioè ti chiedo un chiarimento, delle informazioni ulteriori per comprendere qual è l'oggetto della tua richiesta e quindi incasellare correttamente la richiesta nell'una o nell'altra tipologia di accesso. Oggi come oggi io vi dico invece bisogna, è obbligatorio utilizzare il dialogo collaborativo perché la famosa sentenza dell'adunanza plenaria che abbiamo citato prima vede il dialogo collaborativo come un vero e proprio passaggio procedimentale, diciamo, doveroso per il funzionario, ovviamente laddove è utile e necessario, non laddove non c'è nessuna necessità, ma appunto in caso di dubbio sulla tipologia di richiesta di accesso è necessario fare questo passaggio, cioè se per esempio neghiamo l'accesso perché l'istanza è poco chiara, commetteremmo un errore, cioè in sede anche di contenzioso potremmo passare dalla parte del torto, perché le sentenze dei giudici oggi chiedono appunto che nei casi di difficoltà nella gestione dell'accesso è obbligatorio svolgere questo step collaborativo, su cui torneremo a breve per vedere come svolgerlo. Dalla circolare di funzione pubblica ricaviamo però anche un altro principio, che è quello del minore aggravio possibile nell'esercizio del diritto di accesso, cioè non bisogna aggravare, diciamo, la procedura, non bisogna chiedere al cittadino di adempiere a delle formalità anche procedurali non necessarie. Cioè se mi accorgo che quella famosa istanza etichettata come FOIA in realtà è un'istanza documentale, non devo chiedere al cittadino, per esempio, di riformulare l'istanza, cioè tutto quello che viene visto come un onere solo formale, procedimentale,
Ecco, rientrerebbe nel concetto di aggravio del procedimento e dunque è appunto da evitare. Qualche altro principio, però sempre criterio appunto interpretativo dell'istanza di accesso, ce lo suggerisce sempre la plenaria, che prima ci parlava delle finalità dell'accesso, vi ricordate? Ci dice anche qualcos'altro, cioè introduce il principio della trattazione congiunta delle istanze. La sentenza usa un termine più complesso che quello delle istanze cosiddette ancipiti, sostanzialmente per dire, attenzione, ci possono essere delle istanze che sono intrecciate, sono congiunte. Quindi un'istanza documentale può anche concorrere con un'istanza civica generalizzata. Quindi in questo caso bisogna fornire una risposta univoca. Cioè l'accesso può essere anche un contenitore di più accessi. Quindi il principio generale, che poi molto sinteticamente io vi ho rappresentato in questa slide, ci diciamo, evidenzia l'adunanza plenaria, è quello dell'esame congiunto delle istanze di accesso. Bisogna esaminare le istanze nel complesso e dare quindi una risposta unitaria. Il fatto che un'istanza si richiami per esempio tecnicamente solo ai presupposti dell'accesso documentale non preclude all'amministrazione anche di doverla esaminare sotto il profilo del FOIA, quando ovviamente all'interno dell'istanza vi sono tutti quegli elementi utili anche a analizzarla sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato. Quindi è ovvio che l'articolazione di un'unica istanza in più istanze ovviamente deve essere supportata da elementi di fatto interpretativi, altrimenti non riusciremmo a occuparcene in maniera, diciamo, onnicomprensiva. L'unico caso, l'unica eccezione, ci dice la sentenza della plenaria, è quando il privato espressamente ha chiesto di limitare l'analisi all'una o all'altra forma di accesso. Allora, a quel punto limitiamo la nostra istruttoria solamente a quella determinata tipologia di accesso. Ma, vi ripeto, se un accesso è etichettato per esempio come documentale, quindi il cittadino ci dice finalità, motivazione dell'accesso, però poi nel prosieguo comunque indirettamente fa riferimento alla richiesta di conoscenza di altri dati o documenti, beh, in quella parte dell'istanza noi possiamo vedere indirettamente anche una richiesta di accesso civico generalizzato, cioè l'istante ci ha offerto tutti quei presupposti di fatto per analizzare l'istanza anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, anche non espressamente richiamandosi al decreto 33, perché potrebbe anche non conoscere quella norma di riferimento. Torniamo sul dialogo collaborativo perché è fondamentale. Il dialogo collaborativo potremmo portarcelo dietro un po' durante tutto l'iter del procedimento di accesso. Intanto già all'inizio dell'avvio del procedimento, già anche proprio nella prima fase, sinonimo di dialogo collaborativo è il rilascio, per esempio, della ricevuta, di presentazione della richiesta di accesso, di protocollo e di comunicazione del termine entro il quale sarà evasa la richiesta di accesso. In seconda battuta, nell'iter di svolgimento del procedimento, potrei ricorrere al dialogo collaborativo. Pensiamo a una richiesta poco chiara o generica, o pensiamo a una richiesta anche eccessivamente onerosa, manifestamente onerosa, che dunque merita di chiarimenti per cercare di rimodulare il contenuto dei dati e dei documenti che sono stati oggetto della richiesta. O pensiamo quando dobbiamo, per esempio, applicare dei costi di riproduzione e i dati, i documenti richiesti sono numerosi, quindi anche i costi potrebbero essere, diciamo, abbastanza alti. È necessario comunicare, per esempio, antecedentemente queste spese che dovrà sostenere il richiedente.
ma pensiamo anche nella fase finale del procedimento, il comunicare quali sono gli strumenti a tutela, nel caso in cui, ecco, il procedimento si conclude con un diniego, quindi la possibilità per esempio di ricorrere al responsabile dell'anticorruzione, oltre che in estrema ratio ricorrere al giudice. E così via. Sono tutti elementi che vi ho elencato in questa slide che rappresentano esercizio del dialogo collaborativo, quindi significa mettersi in contatto con l'istante e farlo possibilmente anche in un modo tale da poterne tenere traccia, perché nel momento in cui la plenaria ci parla di obbligo all'esercizio del dialogo collaborativo, beh, anche se la legge non ce lo dice, anche se non ce lo dice l'adunanza plenaria, di conseguenza sarebbe opportuno poter tenere traccia di questa interlocuzione, che potrebbe anche portarmi a sospendere, laddove è necessario, il termine, di conclusione del procedimento, perché potrebbe appunto poi verificarsi anche la necessità di dover analizzare ulteriore materiale istruttorio. E quindi in molti regolamenti interni delle amministrazioni si precisa anche non solo che è doveroso utilizzare nelle varie fasi del procedimento il dialogo collaborativo, ma che è anche possibile sospendere, per esempio, il procedimento. Quindi è estremamente utile un regolamento interno revisionato alla luce di tutte queste novità, perché se noi leggessimo solo la legge, non avremmo proprio traccia del dialogo collaborativo che è stato introdotto da Funzione Pubblica nella circolare e non avremmo nemmeno traccia dell'obbligatorietà del dialogo collaborativo che è stato sancito dalla sentenza dell'adunanza plenaria. Quindi il regolamento diventa una guida operativa fondamentale per il funzionario nella gestione dell'accesso, perché laddove non, per esempio, ricorre al dialogo collaborativo, e frettolosamente, per esempio, nega un'istanza di accesso che doveva invece essere approfondita, quel diniego è illegittimo. E laddove si andasse dinanzi a un giudice, ecco, si rischierebbe anche di trovarsi dalla parte del torto. Andiamo avanti con altre indicazioni utili a livello procedimentale. Come deve essere presentata una richiesta di accesso? Le modalità sono, diciamo, variegate, perché è sempre possibile utilizzare ancora la presentazione cartacea, anche se preferibilmente la legge fa riferimento a quella telematica. È necessario che l'istanza sia ovviamente sottoscritta e sia accompagnata da un documento d'identità. Questo vale sia per quella cartacea presentata anche brevi manu in un ufficio o mandata via posta ordinaria cartacea, diciamo. Ma la sottoscrizione, l'allegazione del documento d'identità è anche necessario se utilizzo la posta elettronica semplice, ordinaria. Cosa diversa invece se ricorro a una serie di strumenti. Pensiamo per esempio all'utilizzo della PEC, oppure alla firma digitale all'interno della richiesta dell'accesso o all'utilizzo di SPID o della carta d'identità elettronica. Questi sono tutti strumenti per cui la sottoscrizione resta sempre necessaria, ma per cui non è necessario allegare il documento d'identità, perché l'identificazione del soggetto è già, in un certo senso, avvenuta con la formalizzazione di questi strumenti, digitali. Inoltre bisogna, come vi anticipavo, dare sul sito una serie di informazioni utili, i contatti dell'ufficio che riceve le richieste, l'indirizzo a cui inviare la richiesta, ma soprattutto la modulistica, che peraltro potrebbe anche essere riutilizzata scaricando quella che Funzione Pubblica ha messo a disposizione sul proprio sito. Quindi ci sono dei moduli standardizzabili che potete sia utilizzare nelle attività procedimentali interne, pensiamo se dovete chiamare in causa un controinteressato, sia fornire all'istante pubblicando sul sito per esempio il modulo generale di accesso. Dove trovate questa modulistica? Sul sito di Funzione Pubblica nella sezione dedicata al FOIA, quindi il sito è www.foia.gov.it, trovate tutto il materiale utile di supporto per la gestione dell'accesso civico generalizzato. Ma ulteriore domanda,
chi sono i soggetti competenti a ricevere le richieste di accesso? La legge ci offre delle alternative che ho tradotto con, diciamo, l'alternativa a due modelli, cioè la richiesta di accesso può essere, inoltrata sia all'ufficio che detiene i dati e i documenti, oppure all'ufficio relazioni con il pubblico o in terza analisi presso un ufficio ad hoc, deputato solo alle richieste di accesso, ma è l'ipotesi che, a cui, diciamo, almeno per mia conoscenza, nessuna amministrazione ha utilizzato. Dunque, l'amministrazione ha un'alternativa, o decide di costruire un modello decentrato e quindi regolamenta l'accesso secondo una procedura per cui le richieste devono pervenire all'ufficio che detiene i dati e i documenti, oppure ricorre a un modello accentrato, cioè vi è un unico canale di accesso delle richieste che è l'ufficio relazioni con il pubblico. È una scelta nella disponibilità dell'amministrazione, ci sono pro e contro di ognuna, ma diciamo quella più diffusa allo stato è il modello decentrato, perché è molto più semplice, cioè chi poi si deve occupare comunque della decisione nel merito, chi ha la competenza a decidere sull'accesso è sempre l'ufficio che detiene i documenti. Quindi il modello decentrato consente che vi sia direttamente, diciamo, un indirizzamento della richiesta di accesso all'ufficio che poi dovrà decidere nel merito, che conosce già il procedimento e che dispone dei documenti. Il modello accentrato rischierebbe di essere un po' dispersivo, nel senso che sicuramente è un unico canale d'accesso, ma poi l'URP dovrebbe veicolare la richiesta all'ufficio competente e dovrebbe poi veicolare una risposta all'istante. In entrambi i casi, e trovate approfondimento nella circolare sempre del 2017, si può ricorrere anche all'helpdesk, che non è un ufficio, attenzione. L'helpdesk è un gruppo di lavoro, quindi è uno strumento anche qui di supporto alla gestione delle attività di accesso, che Funzione Pubblica ha suggerito di costituire per far sì che possa fare appunto da supporto agli uffici nella gestione dell'accesso. Dovrebbe avere una composizione, diciamo, multidisciplinare, per esempio un rappresentante di ogni ufficio che maggiormente è destinatario di richieste di accesso, un rappresentante dell'ufficio legale, un rappresentante dei servizi anche informativi, perché abbiamo visto il protocollo ha anche diciamo, un impatto importante nella gestione degli accessi. Quindi l'helpdesk dovrebbe monitorare le varie richieste di accesso, dovrebbe fare da supporto agli uffici, ma dovrebbe anche evitare, per esempio, che vi siano decisioni discordanti sullo stesso tema e così via. Ora, una cosa importante, sicuramente non può essere destinatario della richiesta di accesso il responsabile della prevenzione della corruzione. Perché vi nomino questo soggetto che, come saprete, è un dirigente comunque di un ufficio dell'amministrazione che altresì si deve occupare della gestione dell'anticorruzione. Perché il responsabile della prevenzione della corruzione, come vedremo in una slide prossima, è in realtà competente a fare da organo di secondo grado, cioè quando il cittadino riceve un diniego può utilizzare uno strumento gratuito di contestazione di quel diniego, e cioè rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione. Quindi è organo di riesame. Mentre, attenzione, è il destinatario proprio ufficiale delle richieste di accesso civico semplice, ma è un altro accesso, abbiamo detto, è quello che viene utilizzato dal cittadino quando non trova pubblicati i dati. Quindi lo escludiamo dai destinatari delle richieste FOIA perché è come se fosse una corte d'appello rispetto a un tribunale, si occupa della revisione di un eventuale diniego. Attenzione, però, c'è un'eccezione molto importante. Vi dicevo, è un dirigente di un ufficio. Quindi, quando in realtà oggetto delle richieste di accesso sono proprio i documenti del suo ufficio, il responsabile anticorruzione si toglie il cappello del responsabile dell'anticorruzione e si occuperà in prima battuta di quelle richieste di accesso. Quindi vuol dire che il ruolo di organo di riesame lo prenderà un altro soggetto, pensiamo
l'ufficio sovraordinato o un ufficio di livello apicale all'interno dell'amministrazione che appunto dovrebbe poi occuparsi di un'eventuale contestazione da parte dell'istante che ha ricevuto un diniego. Un accenno ai problemi procedimentali più diffusi che si possono verificare. La richiesta di accesso viene veicolata a un ufficio che non ha competenza oppure a una pubblica amministrazione che non ha competenza. Ora, in questi casi bisogna subito focalizzare un principio, cioè bisogna in qualche modo controllare il contenuto della richiesta, cioè fare anche uno screening sommario. Cioè ipotizziamo che ci è stata comunque assegnata quella richiesta, non diciamo dobbiamo archiviarla automaticamente solo perché non è di nostra competenza, in quanto nella circolare di funzione pubblica leggiamo che è auspicabile che l'amministrazione, anzi in questo caso l'ufficio proprio che ha ricevuto la richiesta di accesso, la veicoli all'ufficio competente. E peraltro non c'è nemmeno nessuna, diciamo, nessun impatto sui termini che continuano a decorrere, proprio perché si ipotizza che sia, diciamo, abbastanza semplice individuare un ufficio all'interno della nostra amministrazione che si occupa di quella materia. Quindi non bisogna far pesare questo errore, diciamo, del cittadino e non chiedergli di rinoltrare la richiesta d'accesso, ma sarà direttamente l'ufficio a veicolarlo all'ufficio competente e a darne peraltro comunicazione al richiedente. Cosa diversa è se invece l'istanza è stata destinata a una pubblica amministrazione incompetente, allora a questo punto la situazione è più complessa, bisogna individuare un altro ente competente a occuparsi di quella materia, quindi i termini poi di evasione della richiesta di accesso decorreranno da quando effettivamente la pubblica amministrazione competente avrà ricevuto l'istanza di accesso. Ma in entrambi i casi, ecco, dovremmo sempre avvisare il richiedente, non fargli pesare, diciamo, questo errore, ma avvisarlo che l'istanza è stata inviata all'ufficio o all'amministrazione competente. Quindi i termini entro cui evadere in generale le richieste è quello di 30 giorni. La legge ci dice che questo termine decorre dalla presentazione dell'istanza, quindi traduciamo come dal momento in cui è stata protocollata. Vi richiamo però un aspetto interessante della circolare, sempre alla numero 2 di funzione pubblica, che diciamo evidenzia un caso in particolare, cioè se la protocollazione è avvenuta a distanza di molto tempo rispetto alla ricezione materiale, per il calcolo del decorso del termine di conclusione del procedimento, in realtà prevale la ricezione materiale. Cioè questo viene detto per evitare che ci si possa cullare sui termini di protocollazione laddove non sia automatica e frustrando ovviamente la tempestività di risposta che si attende il cittadino. Ma cosa succede se i termini comunque non sono rispettati e se non si riceve risposta? E dunque anche se, diciamo, ecco, se è inadempiente l'amministrazione? Distinguiamo due grosse conseguenze, una diciamo dal versante esterno, cioè cosa può fare il cittadino. Il cittadino, come abbiamo anticipato prima, può ricorrere a una richiesta di riesame, cioè chiede al responsabile della prevenzione della corruzione di riesaminare, l'istanza. In questo caso in realtà non vi è un riesame vero e proprio perché non c'è stato un diniego, però c'è stata un'inerzia dell'amministrazione, quindi si può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione comunque di occuparsi della richiesta di accesso e dovrà dare una risposta entro 20 giorni. È ovvio che in alternativa si può sempre ricorrere al TAR. Il TAR è o l'ultima chance di tutela o un'alternativa che riteniamo superiore alle altre. Sul versante interno invece scattano ovviamente delle responsabilità. Nel caso di violazione appunto del procedimento sull'accesso civico generalizzato, l'articolo 46 elenca una serie di responsabilità, la responsabilità dirigenziale, la responsabilità anche disciplinare,
di chi non ha svolto determinati compiti all'interno del procedimento, la decurtazione anche della retribuzione di risultato legata alla responsabilità dirigenziale per il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza, ma vi sottolineo anche un caso abbastanza raro nell'ordinamento che è quella di un'ipotesi espressa di danno all'immagine. Ne abbiamo solo tre di casi nel nostro ordinamento. Uno dei casi di danno all'immagine all'amministrazione è proprio una violazione o una non evasione del procedimento di accesso civico generalizzato, proprio per sottolineare la rilevanza che attualmente ha la trasparenza nel nostro ordinamento. Qualche altro aspetto procedimentale, i controinteressati. I controinteressati sono quelli che già conoscevamo nella 241 del 90, sono persone fisiche o persone giuridiche che subirebbero un pregiudizio dalla ostensione del documento. È importante focalizzare degli aspetti. Allora, un primo aspetto, ed è in questa slide, è quello normativo, cioè siamo tenuti a verificare intanto che esistano e se esistano, quindi in realtà se sono individuabili, perché potrebbe anche non essere così e non è colpa nostra se non è individuabile il controinteressato, quindi laddove sono individuabili, ci sono elementi che ci fanno presupporre l'esistenza dei controinteressati, devono essere coinvolti ufficialmente nel procedimento, quindi con raccomandata o con PEC. C'è poi un secondo passaggio, sempre previsto dalla legge, cioè vi dobbiamo dare 10 giorni di tempo per presentare memorie e documenti, per opporsi eventualmente alla richiesta di accesso. È un'eventualità, potrebbero anche far scorrere questo periodo di tempo senza contestare la richiesta di accesso. Ciò significa che il nostro termine iniziale di 30 giorni subisce ovviamente una dilatazione, perché potrebbe il procedimento essere sospeso anche per tutti i 10 giorni per consentire ai controinteressati di presentare le loro motivate opposizioni. Quindi è poi chi istruisce il procedimento a dover decidere se prevarrà l'ostensione del documento o l'opposizione del controinteressato. Ma sui controinteressati ci terrei più che altro a segnalarvi la disciplina peculiare che è stata inserita nella circolare 2019 di funzione pubblica. Ci sono due problemi storici che si verificano maggiormente. I controinteressati sono troppi e non riesco a coinvolgere tutti i controinteressati se non a danno del buon andamento delle attività. La circolare suggerisce tre strade, ecco, in questo caso diciamo sono delle indicazioni operative di funzione pubblica. Il primo è quello di ricorrere al domicilio speciale, quindi se abbiamo le PEC, utilizziamo le PEC e risolviamo facilmente il problema, ma potrebbe non essere così perché poi non è ancora molto diffuso lo strumento della PEC. Se sono comunque tanti i controinteressati, una seconda alternativa è quella di consentire l'accesso parziale. Perché parziale? Perché occorre prima un po' investire sulla lavorazione del documento, cioè faccio prevalere l'ostensione del documento, però parzialmente, cioè oscurando tutte le parti che riguardano la privacy. Quindi è uno strumento a cui ricorro quando non mi era proprio possibile coinvolgere tutti i controinteressati. In terza battuta, se ritengo troppo rischioso il procedimento che abbiamo appena detto, perché è una decisione comunque forte quella di optare per l'ostensione parziale del documento, posso sempre ricorrere al classico strumento della sospensione del procedimento, dell'articolo 2,7, la norma sui termini dei procedimenti amministrativi. Posso ricorrere a questa norma una sola volta nel procedimento per un massimo di 30 giorni e quindi utilizzare il termine di 30 giorni per le notifiche necessarie. Un secondo, scusatemi, problema più diffuso è quello in cui, per esempio, nel procedimento di riesame si verifica che in primo grado, diciamo, non erano stati coinvolti i controinteressati. Non erano stati coinvolti, il procedimento si è concluso con un diniego all'accesso, viene chiamato in causa il responsabile della prevenzione della corruzione, che abbiamo detto è l'organo di secondo grado. Se si accorge che i controinteressati
non sono stati coinvolti, emerge questo aspetto nel procedimento, gli viene segnalato, può far ripartire il meccanismo di opposizione che abbiamo visto prima. Quindi si ricorre a quella disposizione che non è stata attuata in prima battuta, in primo grado. Mi avvio alla conclusione per lasciare almeno un 10 minuti di tempo per le domande che poi possiamo gestire anche a distanza, perché i temi sono tanti, quindi sicuramente necessitano di approfondimenti. Come si conclude in generale il procedimento? Beh, abbiamo due grosse alternative. La richiesta viene accolta, oppure la richiesta viene rifiutata o rifiutata parzialmente, cioè viene consentito un accesso limitato, oppure viene differita, viene spostata in avanti nel tempo. Al momento non è possibile per esigenze interne dell'amministrazione, viene posticipata a distanza di tempo. Allora, elementi fondamentali, soprattutto sull'accoglimento. Se accolgo la richiesta di accesso, è ovvio che comunicherò, inoltrerò i documenti o i dati, le informazioni oggetto dell'accesso. Però attenzione, vi è un passaggio fondamentale. Se gli erano stati controinteressati, sono tenuto nuovamente a dare una seconda chance di contestazione. Quindi se i controinteressati non c'erano, nulla quaestio, inoltro i documenti, ma se i controinteressati c'erano, e io non ho fatto prevalere le loro opposizioni perché ritenevo corretto estendere il documento al privato, devo dare loro un'ulteriore chance di contestazione. Gli darò 15 giorni di tempo per presentare memorie, opposizioni o anche ricorso al TAR o ricorso al responsabile della prevenzione della corruzione, il cosiddetto riesame. Se in quei 15 giorni tutto tace e non c'è nessuna contestazione, posso a quel punto inviare i documenti. Quindi in buona sostanza farò due comunicazioni. Una prima comunicazione iniziale all'istante, il tuo ricorso è andato a buon fine, il tuo, scusatemi, la tua istanza di accesso è andata a buon fine. Posso stenderti i documenti, ma attenzione, te li manderò fra 15 giorni se non ci saranno opposizioni. E poi ricordiamoci, bisogna aggiornare il registro degli accessi periodicamente. Seconda, diciamo, alternativa negativa, abbiamo detto il rifiuto, il differimento o la limitazione. In questo caso bisogna, nel provvedimento di diniego, segnalare quelli che sono gli strumenti di tutela. È un elemento importante per la legittimità del provvedimento di diniego. Devo dire quindi al cittadino, che può formulare una richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, o ricorso al TAR o al difensore civico, che sono strumenti che già conoscevamo rispetto all'accesso alla 241 del 90. Ho evocato più volte il responsabile della prevenzione della corruzione. Vi ricordo in generale che il responsabile della prevenzione della corruzione butterà sempre un occhio sulla gestione dei procedimenti di accesso in un'amministrazione, perché ha un compito della legge anticorruzione che è quello della verifica che i procedimenti amministrativi si concludano nei termini. Quindi è molto probabile che quando viene assegnata un'istanza di accesso, per conoscenza viene inserito il responsabile della prevenzione della corruzione. C'è poi un compito molto più rilevante che è quello che attiene al procedimento, come dicevamo, di secondo grado. Il cittadino che riceve un diniego totale o parziale all'accesso o che non riceve alcuna risposta, può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione di riesaminare il procedimento. Attenzione, la legge non pone nessun limite di tempo. Quindi se noi ci basassimo sulla legge potremmo ritenere accoglibile sempre un riesame, anche a distanza di molti mesi. Su questo punto richiamo la vostra attenzione sulla circolare di funzione pubblica che appunto in supporto alle amministrazioni suggerisce in realtà di inserire un termine all'interno dei propri regolamenti. Un termine pari a 30 giorni, semplicemente per un parallelismo, perché questo termine viene evocato per altri strumenti di tutela del privato, e dunque consentire il riesame solamente se proposto nel termine di 30 giorni. Perché l'esigenza di inserire un termine mancante per legge? Perché altrimenti consentiremmo a un cittadino di poter
eventualmente come estrema ratio adire il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, anche a distanza di moltissimo tempo. Perché immaginiamo che io chiedo il riesame a distanza di mesi, di molti mesi, e mi viene nuovamente confermato il diniego, significa che andrò dinanzi al TAR a distanza ancora di ulteriore tempo rispetto alla prima volta che ho ricevuto il diniego. E questo stona con i principi del processo amministrativo perché verrebbe meno quell'interesse attuale a ricorrere. Dov'è l'attualità se si è posticipato così in avanti il termine del ricorso? Quindi stabilire questo termine di riesame ci dà una battuta d'arresto del procedimento per cui poi scorrono i termini per l'eventuale ricorso al TAR, la procedura quindi è temporalmente ordinata e non va, diciamo, a frustrare quell'interesse a ricorrere che deve essere appunto attuale. Vi ricordo, con riferimento al riesame dell'RPCT, che può ovviamente decidere liberamente sulla richiesta di accesso, però c'è un solo caso che lo vincola. Cioè, se il diniego all'accesso era legato a motivi attinenti alla privacy, la legge chiede che debba coinvolgere il garante privacy, che avrà 10 giorni di tempo per dare un suo parere e che verrà tenuto in considerazione ovviamente dal responsabile dell'anticorruzione, che è comunque poi libero di decidere, diciamo, sull'eventuale conferma del diniego o sull'accesso ai documenti. Allora vi rubo solamente 2 minuti perché non è oggetto di questo webinar il tema dei limiti e dei divieti, però ve lo devo accennare, è un tema corposo che non avremmo potuto affrontare, quindi ho dato priorità agli aspetti procedimentali, però vi richiamo 2 grossi temi sulle eccezioni all'accesso. Ci sono delle eccezioni non scritte nella legge, ma che dobbiamo ritenere esistenti, perché ce lo dicono le sentenze dei giudici, la circolare di funzione pubblica, le linee guida dell'ANAC. Quindi abbiamo fonti, diciamo, di soft law e fonti giurisprudenziali importanti. Pensiamo alle richieste, per esempio, fra le tante che vi ho citato, quelle vessatorie o manifestamente onerose. Sono richieste che possono poi comportare un diniego all'accesso, seppur la legge non ce ne parli, perché quando sono sproporzionate e quando, diciamo, rischiano anche proprio di intaccare il buon andamento delle attività dell'amministrazione, si può negare l'accesso con delle accortezze, perché la giurisprudenza, le circolari ci dicono di usare determinati istituti procedimentali per far sì che poi quell'eventuale diniego sia corretto e sia legittimo. Ma pensiamo ancora, per esempio, alle richieste reiterate, quelle che si ripetono ciclicamente nell'amministrazione. Anche qui ci sono dei casi di diniego che possono anche poi a un certo punto essere di default quando la richiesta è sempre la stessa, è sempre delimitata a quella domanda quando non ci sono profili di novità e così via. Quindi per ognuna di questa tipologia che vi ho indicato, le circolari di funzione pubblica e la giurisprudenza ci dicono come muoverci correttamente per negare l'accesso e sono le cosiddette eccezioni procedurali perché attengono appunto al procedimento, al buon andamento del procedimento. Ultima invece slide è quella che attiene alle eccezioni di legge, cioè quelle che troviamo disciplinate nell'articolo 5 bis del decreto 33. Abbiamo delle eccezioni relative e delle eccezioni assolute. In buona sostanza le eccezioni relative sono quelle che richiedono un bilanciamento da parte dell'amministrazione, cioè l'amministrazione deve verificare se prevale l'accesso o prevale il diniego. È un'attività di bilanciamento molto complessa che da una parte vede il diritto d'accesso e dall'altra parte vari interessi pubblici o privati. Andiamo dall'ordine pubblico alla privacy, alla segretezza della corrispondenza e così via. Poi ci sono delle eccezioni invece assolute in cui non c'è necessità di bilanciamento, cioè il bilanciamento l'ha fatto il legislatore, cioè ci dice attenzione, in questi casi la risposta è un diniego. È assolutamente un diniego, senza margini di discrezionalità. Il caso di segreto di Stato, il caso dei divieti di divulgazione singoli, cioè
cioè quelle leggi che hanno previsto divieti di divulgazione, e poi purtroppo un rinvio molto problematico, cioè la legge sull'accesso civico generalizzato rimanda ai divieti sull'accesso documentale. È un rinvio problematico perché? Perché se avessimo il tempo di analizzarli vedremmo che non sono tutti applicabili, ce l'hanno detto i giudici anche, e solamente uno di quei divieti è applicabile anche al FOIA. Ciò mi sembra ragionevole perché altrimenti non esistevano due diritti di accesso differenti. Quindi il legislatore è stato un po' frettoloso nel rinviare a una norma che attiene a un'altra procedura di accesso che è quella documentale. Ma non è oggetto della nostra chiacchierata di oggi, semmai ci auguriamo poi di poter approfondire anche queste tematiche sui limiti e i divieti in futuro. Ho pochi minuti per le domande, abbiamo 7 minuti, però qualcosa cerchiamo di affrontarla e come sapete poi controllerò ecco, le domande pervenute a distanza, quindi poi avrete modo di ottenere le risposte su questi temi. Leggo qualcosa, per esempio la prima domanda del dottor Nocco. Se l'istanza è talmente generica che non consente di capire che tipo di accesso è richiesto, come deve procedere la PA? Il tema è importantissimo. La richiesta generica l'abbiamo proprio citata ora sul finale, cioè la richiesta generica rientra in quei cosiddetti limiti procedurali, cioè dei limiti che sono nati con esigenze attinenti al procedimento dell'amministrazione, che quindi lei può approfondire anche attraverso la circolare 2 del 2017, che rimanda a moltissime sentenze che affermano la stessa cosa che afferma funzione pubblica. Cioè nel caso di richieste generiche, l'unico dovere, l'unico step procedimentale è quello dell'obbligo cooperativo di cui parlavamo, cioè il dialogo collaborativo, cioè prima di archiviarla, chiedere chiarimenti e informazioni all'istante. Se delimita il campo d'applicazione dell'accesso, è bene, se no l'accesso poi può essere, archiviato, a quel punto nemmeno negato, perché ecco, non si è compreso l'oggetto della richiesta. Però ricordiamoci, l'obbligo procedimentale è fondamentale perché se archiviassimo di default l'istanza, in realtà avremmo violato uno step procedimentale che sia la plenaria che funzione pubblica ci dicono di esercitare. Quindi a livello ecco, di legittimità del procedimento non saremmo proprio conformi a queste indicazioni. Seconda domanda, se, sempre il dottor Nocco ci dice se invece la stessa istanza richiede l'accesso per tutte le tipologie possibili, documentale, civico, come procede la PA? Esatto, ecco, è un problema ovviamente esistente, ma su cui ci ha aiutato soprattutto la plenaria, quindi rinvio a anche l'analisi di qualche passaggio di questa sentenza della plenaria che ci dice che bisogna analizzare in maniera contestuale gli accessi, cioè la risposta da fornire al richiedente è una risposta, come dicevo, onnicomprensiva. Anche quando non è stata etichettata 4 volte per tutti gli accessi, cioè potremmo trovare come etichetta formale il richiamo ad uno soltanto degli accessi, ma poi indirettamente nel contenuto dell'istanza il rinvio a vari documenti e informazioni che richiamano l'applicazione di altre normative. Dobbiamo quindi dare una risposta unitaria e rispondere su tutti i fronti, a meno che, come ci dice la plenaria, il richiedente ha limitato la sua richiesta solo a uno degli accessi, allora a quel punto lui poi si è auto, perimetrato il campo di accesso. Leggo anche la domanda della dottoressa Carna Malacarne che ci scrive: l'accesso ai dati ambientali, ai sensi del decreto del 2005, come si configura rispetto a questi tipi di accesso? Anche l'accesso ai dati ambientali va gestito nel registro degli accessi? Allora, diciamo dal primo punto di vista come si configura, direi che è figlio dell'accesso civico generalizzato, anzi è un antesignano dell'accesso civico generalizzato, perché
ha tutti quei presupposti di flessibilità dell'accesso e di genericità anche della richiesta di accesso. Quindi ha ovviamente dei suoi aspetti procedimentali magari ad hoc, su termini o gestione, insomma, della procedura, ma è quasi un gemello dell'accesso civico generalizzato. Non direi che rientra nel registro degli accessi, però, che è limitato alle tre categorie di accesso che abbiamo citato, documentale, civico semplice, civico generalizzato. Ad ogni buon fine, per avere conferma o per richiamare anche gli estremi delle fonti che dicono quanto sto affermando, le consiglio di consultare la circolare 2 di funzione pubblica, ma anche quella delibera di ANAC che vi ho indicato inizialmente in qualche slide, che si occupa anche di registro degli accessi. Quindi sono queste fonti che limitano il registro alle tre fonti classiche di accesso. Passo alla domanda del dottor Paolo Antonio Mazzucato, che ci scrive: sussiste il diritto di accesso di un soggetto confinante con un lotto di altrui, scusate, mi sono persa un pezzo, quindi del lotto contiguo, qualora l'istanza di accesso documentale sia avanzata prima della conclusione del procedimento che si perfeziona con il rilascio del titolo edilizio? Quindi, diritto di accesso di un confinante, però mi pare di capire procedura ancora in corso che non si è perfezionata prima della conclusione. Io direi che richiamiamo quel principio generale, cioè quello per cui il differimento dell'accesso è necessario ogni qualvolta il procedimento è in corso. Perché l'accesso rischierebbe di incidere negativamente sull'esito delle attività delle amministrazioni, ma sto richiamando un principio che era già esistente nella 241 del 90, quindi o procedimenti in corso o procedimenti oggetto di ispezioni o procedimenti giudiziari sono solitamente differiti in un momento futuro al termine delle procedure. Quindi risponderei così. C'è giurisprudenza sicuramente, ecco, anche a supporto copiosa, perché abbiamo detto sussiste sin dalla 241 del 90. Abbiamo 2 minuti, proviamo ad analizzare qualcosa, al limite mi fermo per i saluti. La dottoressa Maria Antonietta Vargiu, vorrei capire meglio la posizione dei controinteressati, cioè è sufficiente che la PA pubblichi sull'albo online un atto autorizzativo avvio un procedimento verso una ditta che realizza opere e lavori senza coinvolgere i controinteressati, che potrebbero essere ad esempio i vicini di casa, oppure vale sempre il principio che fa salvi i diritti dei terzi che potranno intervenire di propria iniziativa? Magari mi riservo di precisarle qualcosa poi per iscritto, però non direi che è sufficiente la pubblicazione sull'albo, cioè la trasparenza in alcuni casi non può sostituire quello che è il principio di coinvolgimento ufficiale all'interno del procedimento. Innanzitutto già l'avvio del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento in generale ci ricorda che i procedimenti devono essere portati a conoscenza dei destinatari proprio perché devono potersi difendere, tutelare o partecipare. Lo stesso principio trasponiamo anche in tema di accessi. Quindi questa è l'indicazione generale che le anticipo ora. Però, essendo una domanda abbastanza articolata, mi riservo di rileggerla ed eventualmente di precisarle qualcosa per iscritto. Credo che manchi poco, quindi non vorrei che si interrompesse, ecco, brutalmente la comunicazione, per cui, ecco, lascio spazio ai saluti, ringraziandovi ovviamente per l'attenzione. Grazie, molte grazie per la presentazione, è assolutamente chiarissima ed esaustiva. Le domande sono davvero molte e provvederemo poi, come avevamo detto in apertura ai partecipanti, a girarle alla relatrice e troveranno sicuramente risposta. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo webinar che non terrà mercoledì prossimo, ma tra 2 mercoledì. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, grazie ancora per la partecipazione, grazie alla relatrice e alla prossima. Grazie dottoressa, grazie a tutti per l'attenzione.